ragazze, ciao ragazzi, oggi ho voluto fare questo make-up tutorial, è un get ready with me chiacchiericcio in cui vi racconto del matrimonio, vi racconto un sacco di cose ed è appunto un trucco ispirato a Kylie Jenner. Non posso nasconderlo che anch'io sono stata contagiata da questa mania del make-up di Kylie Jenner, ho ordinato anche alcuni dei suoi prodotti labbra che non vedo l'ora che mi arrivino, ma ho voluto ricreare un po' il suo look più tipico, quindi occhi marrone, occhi scuri con ombretti opachi e questo rossetto fatto un po' naturalmente con la matita per ingrandire un po' le labbra. Spero vi piaccia, guardate il tutorial, bacio, ciao! Finalmente torno a filmare, non mi sembra vero, ho ancora un po' di mal di gola, ma probabilmente si sentirà, però sono così felice di tornare a filmare, mi mancavate un sacco, mamma mia! Quindi, allora, bando alle ciance, iniziamo subito. Mi piacciono un sacco questi get ready with me, chiacchiericcio, così posso aggiornarvi sulle ultime novità, sul matrimonio, eccetera, eccetera. Allora, inizio, come al solito ultimamente, con il primer labbra. Niente di particolare, ma le labbra intanto si ammorbidiscono e poi alla fine del tutorial, quando arriviamo le labbra, saranno pronte per il rossetto. Ok, ho messo un po' di collirio nel frattempo perché ho sempre gli occhi rossi, quindi prima cosa che faccio solitamente è proprio mettere il collirio prima di truccarmi. Allora inizio con il correttore, questo della NYX, ed è fatto apposta per le occhiaie, quindi è rosato. Lo stendo semplicemente con le dita solo attorno all'occhio, non vado troppo in basso perché con questo non ho bisogno, poi useremo comunque un altro correttore. So che faccio facce stranissime quando mi trucco, quindi cioè penso siate già abituati, però non si sa mai. Allora, intanto voglio aggiornarvi un po' sul matrimonio, che è così strano da dire, il mio matrimonio, il nostro matrimonio, però vi giuro è una cosa che cioè sembra una cosa enorme, però no, però a noi cioè, risulta tutto molto naturale e quindi boh, forse per questo che non la vedo come una cosa, cioè so che è una cosa importantissima naturalmente, però è una cosa che ci viene proprio naturale, quindi siamo molto felici, non vediamo l'ora. Nel frattempo passiamo al fondotinta, questo è l'Infallible Sculpt di L'Oreal, non ha una coprenza molto forte questo, ma è estremamente naturale, è il colore perfetto per me, quindi quando non ho particolari problemi di brufoli uso questo e finalmente l'acne che avevo, a parte qualche ancora segno che è rimasto, ma se n'è andata, vi farò un video veramente dedicato a quel problema che ho avuto dalla scorsa estate, è stato tremendo e finalmente sta tornando la mia pelle perché cioè non ho mai avuto acne e mi è venuta a 30 anni, rendiamoci conto. Quindi con la mia solita beauty blender umida vado a stendere il fondotinta su tutto il viso, parto sempre dal centro e poi vado verso l'esterno. E tra l'altro sì, allora matrimonio prossima settimana, andiamo nel posto in cui faremo la cena, perché faremo la cena, siccome non so se ve l'ho detto, siccome il 26 agosto farà probabilmente un caldo allucinante, abbiamo deciso di fare appunto la cena, arriva il mare, sarà bellissimo, e quindi andiamo, abbiamo già prenotato tutto naturalmente, però adesso che abbiamo scelto il menù eccetera, che sarà tutto a base, cioè quasi tutto a base di pesce, ci saranno anche altre scelte, andiamo appunto nel ristorante a scegliere tutto quanto, insomma a definire i dettagli, quindi questo lo facciamo la prossima settimana. La chiesa è prenotata, ma dobbiamo avvisare che vogliamo sposarci il pomeriggio perché non credo di poter essere pronta molto velocemente la mattina e poi non voglio che faccia troppo caldo, quindi pomeriggio ci sposeremo e la sera faremo la cena. Questo per ora è quanto, sto ancora, allora per le bomboniere non le farò online, questo è una cosa che mi avete sconsigliato in tante, ma bomboniere e vestito sono alla ricerca, quindi per adesso su questo non so dirvi proprio nulla, ma vi terrò aggiornate. Fiori, allora, questa è una cosa che abbiamo deciso, siccome a Tomas piacciono un sacco le rose rosse, a me piacciono le rose rosa. Cosa abbiamo pensato di fare? Il tema, perché sapete che bisogna scegliere un tema colore, il tema quasi sicuramente saranno le rose rosa e rosse, quindi assieme faremo magari un po' più rosa e poi qualche punta di rosso e bianco naturalmente, quindi questo sarà il mio bouquet, quello che ho pensato, appunto bianco, rosa e con una punta di rosso. Prendo un altro correttore, questo è liquido dell'Ultra HD di Make Up For Ever, amo questo correttore perché è molto chiaro e ne basta veramente pochissimo, 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 quindi sto sempre attenta a non metterne troppo. Vado a stenderlo a triangolo
sotto l'occhio in questo modo, sfumo il tutto per bene verso l'alto. Altra cosa che volevo dire, perché in molte vedo che fanno confusione, ancora adesso, forse non ve l'ho mai spiegato troppo bene, fanno confusione sulle mie origini, sulla lingua che io e Tomas parliamo tra di noi, eccetera eccetera. Allora, voi dovete sapere che così come in Alto Adige c'è la minoranza tedesca, qui a Trieste c'è una minoranza linguistica slovena. Quindi noi, io e Tomas, tra di noi parliamo sloveno. Nel frattempo ho applicato il correttore, ma vado ad applicarlo un po' anche sopra, al centro delle sopracciglia, un po' sul mento per illuminare il viso. E quindi noi tra di noi parliamo sloveno, perché? Perché facciamo parte di questa minoranza linguistica, ma siamo appunto nati e cresciuti a Trieste in Italia, però facciamo appunto parte di questa minoranza linguistica e quindi abbiamo frequentato scuole slovene a Trieste e con i nostri genitori parliamo sloveno, ovvero Tomas con i suoi genitori ha sempre parlato sloveno, mentre io con mio papà ho sempre parlato sloveno, mentre con la mia mamma ho sempre parlato solo in italiano, in triestino, perché lei non fa parte della minoranza slovena, quindi io sono un po' metà in metà, mentre appunto Tomas parla principalmente sloveno. Per me è un po' uguale, per noi, ma per entrambi è uguale, possiamo parlare italiano o sloveno, non ci cambia niente, sono entrambe nostre madrelingue, quindi insomma possiamo passare da una lingua all'altra senza problemi. Ora che ho finito con il correttore vado ad applicare la mia cipria. Ultimamente non sto più applicando molto, a volte sì, ma specialmente adesso in inverno non applico troppo ciprie, troppo matte, troppo opacizzanti, perché mi piace avere un po' di glow, un po' di come si dice, insomma, la pelle luminosa, e quindi vado, ultimamente mi piace molto utilizzare questa, io non so mai i nomi dei prodotti che uso, questa si chiama Lumiere Originelle, io non so pronunciare il francese, mai studiato in vita mia, ma è questa cipria Givenchy, che è molto, cioè non è molto, è luminosa. E quindi con il mio pennello piatto vado a stenderla su tutto il viso. La luce che io ho in questo momento è veramente penosa, come un po' in tutte le giornate invernali, quindi spero voi riusciate a capirci qualcosa di questo tutorial. Ora passiamo al contouring. Io continuo ad usare questa che è la Chocolate Soleil. La terra deve essere sempre rigorosamente opaca, almeno per me non userei mai una terra shimmer o luminosa, a parte in rare occasioni. Quindi vado a fare un po' di contouring al viso e al naso, come al solito, con questo pennello angolato per il viso, e vado a stendere la mia terra. Voglio provare i pennelli a ventaglio, magari la prossima volta proveremo questo. Proveremo quello, perché sembra molto più semplice applicare il contouring. Altra cosa che volevo menzionare in questo video, perché ultimamente nel periodo prenatalizio ho fatto qualche video sponsorizzato in più rispetto al solito, e mi sono arrivati dei messaggi che mi dicevano: ah sì, ma tu non è giusto perché tu sponsorizzi tutto roba che poi magari non te ne frega niente, eccetera eccetera. E una cosa che io appunto ci tengo molto, e sicuramente già ne ho parlato, magari è passato un po' di tempo, quindi magari le mie nuove iscritte o così non lo sanno, perché posso capire che è difficile capire come funzionano le sponsorizzazioni, YouTube, tutto il mondo nuovo. Io vengo contattata da molte aziende che mi offrono collaborazioni, che mi offrono sponsorizzazioni, che mi offrono tutta una serie di contratti. Sono veramente tantissime le modalità, però dovete sapere che allora adesso ho finito con il contouring sotto gli zigomi, da questa parte ce n'è un po' meno, aggiungiamo, abbondiamo, e vado a portare la terra anche verso l'alto lungo l'attaccatura dei capelli. Dicevo che sono molte le aziende che mi contattano per sponsorizzazioni eccetera eccetera, ma non accetto tutte le sponsorizzazioni. Io accetto le sponsorizzazioni che arrivano e appunto le collaborazioni, le offerte che arrivano da brand che io conosco bene, che ho sempre usato di mio, sono prodotti, sono appunto prodotti o aggeggi, come volete chiamarli, che io uso quotidianamente dopo averli sponsorizzati. Cioè sono tutti prodotti in cui io credo, altrimenti non accetterei mai la collaborazione. Mi sono arrivate diverse offerte che io non ho accettato, proprio perché erano prodotti che o non mi piacevano, che andavano contro un po' i miei principi, o perché non c'entravano niente con me, con il mio stile. Quindi non pensiate che io
accetti, e immagino che le mie colleghe, ma parlo sempre per me, non pensate che io accetti tutto quello che mi arriva e che quindi io quello che sponsorizzo eccetera non credo sia un buon prodotto, perché lavoro solo con aziende in cui credo davvero e in prodotti in cui credo davvero, quindi questo ci tenevo, poi faccio un po' di contouring anche sotto, quindi insomma questo ci tenevo a precisare, perché anche se magari già l'ho detto, è una cosa che mi preme molto, la correttezza, sono sempre stata molto corretta con chi mi segue già dall'inizio, quando con YouTube ho iniziato a guadagnarci anch'io, cioè ci sono rimasta perché ovviamente non lo sapevo che si potesse, cioè che potesse essere una carriera tra virgolette YouTube, io l'ho subito detto e lì mi sono arrivati, cioè, insulti, però io ho sempre preferito essere chiara ed onesta, anche se sapevo che questo avrebbe attirato appunto naturalmente commenti a volte purtroppo non tanto carini. Quindi ora passiamo all'illuminante, userò quello della nuova collezione Too Faced, avete visto il pacco bellissimo nel video haul che mi è arrivato e non vedevo l'ora, quindi useremo oggi l'illuminante. Quindi vado a stendere questo illuminante sul viso, ma voglio un pennello, quindi adesso prima recupero un pennello, poi stendo l'illuminante sul viso. E lo stendo sopra agli zigomi. Ah, mi sono dimenticata di fare il contouring al naso, io parlo e ovviamente mi dimentico tutto perché sono una chiacchierona. Quindi sempre con questo pennello, perché sono troppo pigra per andare a prelevare un altro pennello, quindi sto diventando un'esperta nel contouring al naso con il pennello sbagliato, rendiamoci conto. E quindi vado a stendere un po' di terra, sostanzialmente l'illuminazione in questo video fa schifo, vado a stendere un po' di terra ai lati del naso per assottigliarlo un pochino, vado ad alzarlo un po' perché secondo me non è abbastanza alto, non lo so, cioè sarò fissata, e quindi vado a stendere un po' di ombreggiatura anche sotto. Ho acceso una luce perché stava diventando veramente buio, anche se non sono nemmeno le due, ma quindi così vado a stendere l'illuminante anche sul centro del naso, cosa che non so se farò anche in estate perché la mia pelle tende a diventare molto lucida, ma in inverno secondo me è una cosa carina, e poi ne stendo un po' anche al centro del naso e poi sull'arco di Cupido, questo faremo con le dita un po' anche sull'arco di Cupido. Completato l'illuminante, manca il blush. Vado a stendere questo nuovo di Benefit. Sto praticamente usando tutte le robe che mi sono appena arrivate, che avete visto nel video haul. Questo si chiama California, ha un profumo che a me ricorda il cocco, ma che, come vi dicevo, probabilmente sarà tutt'altro, sarà tipo muschio delle nevi, non lo so. E vado a stenderlo naturalmente con il mio pennello da blush perspicace Nicole tra l'illuminante e la terra. È molto naturale questo blush, ci piace, luminoso ma non troppo, è molto naturale, forse un po' più estivo, ma non so se anche voi siete come me, appena mi arriva un prodotto nuovo, appena ho una cosa nuova devo provarla subito, cioè non posso aspettare domani o men che meno che arrivi la primavera o l'estate, ancora peggio, cioè devo provarlo subito, non ne frega niente se non c'entra niente con questa stagione. Ora, finita la nostra base, ci mancano solo le sopracciglia. Uso la matita Claren, credo di averla usata anche nell'ultimo Get Ready With Me, non sono sicura. Comunque vado a riutilizzarla, forse dovrei farle la punta, ma voglia zero. Posso giustificare il tutto con il fatto che mi è appena passata l'influenza, ma sono sempre molto pigra io in generale, comunque influenza o non influenza. Ah, un'altra cosa che vi devo dire, super super emozionante, perché venerdì andiamo ad Amsterdam, quindi non vedo l'ora, rivedrò The Melza, andiamo a stare proprio da lei, ci andiamo solo per il weekend, vado semplicemente a riempire le mie sopracciglia e a creare una linea per definirle sia sopra che sotto. Quindi sì, andiamo da The Melza, andiamo ad Amsterdam, faremo un po' di shopping. Ormai Tomas lo sa che insomma la sua vita la passerà qua a Amsterdam, ma insomma cosa ci possiamo fare? E quindi sì, sono molto contenta di rivederla e di rivedere Amsterdam, anche se mi ha detto The Melza che in questo periodo è gelida, ma
Io sono abituata, voi lo sapete. Ora applichiamo il primer. Il trucco per il mio matrimonio lo farò io, naturalmente. Non so, io vi giuro, non mi ricordo niente del video che ho fatto in cui vi dicevo che ci sposiamo, perché ero troppo emozionata. Quindi magari sto ripetendo le stesse cose due volte, perdonatemi, capitemi. Ma appunto il trucco lo farò io. Non permetterei a nessuno di toccarmi, perché non voglio che mi cambi l'aspetto. Non so come dire, o sono terrorizzata che... non lo so, quindi voglio farlo assolutamente io il trucco per il mio matrimonio, mentre i capelli li farà il mio parrucchiere di fiducia, che è Goran qua a Trieste, Goran Wheeler, quindi insomma non poteva essere altrimenti e sono molto felice. Anche questo ho già organizzato, manca il vestito piccolo particolare, ma quello prossimamente poi vi farò vedere, non lo so, su Snapchat sicuro. Se non mi seguite ancora su Snapchat, mi trovate come Nicole Husel, mio nome e mio cognome Husel, e appunto mi trovate, quindi se mi seguite nelle mie giornate vedete sicuramente anche le prove del vestito, ma le farò, caricherò le foto anche su Instagram, naturalmente, ci mancherebbe altro. La palette, come si chiama? Sweet Peach di Too Faced, anche questa vi lascio immaginare il profumo di pesca, buonissimo. E vado ad applicare, non me lo sono studiata questo tutorial, quindi sto decidendo al momento. Andiamo intanto ad applicare White Peach su tutta la palpebra mobile sotto il sopracciglio. Ora prendo questo marroncino opaco aranciato e vado con un pennello fluffy, con un pennello morbido, ad applicarlo nella piega. Altra cosa che vi volevo dire è che io sono terribilmente arrabbiata con voi. Perché? Perché mi state scrivendo: ah, io ti ho vista a Cortina, ah, io ti ho vista a Trieste, io ti ho incrociata ad Amsterdam, e non mi fermate. Cioè, io non so come dirvelo, se mi riconoscete, vi prego, cioè, fatelo per un favore personale a me, fermatemi, salutatemi, perché a me fa non piacere di più. Cioè, immaginate voi di fare video nella vostra stanzetta e poi qualcuno vi ferma e vi dice: io ti seguo, cioè, sei super contenta. Quindi vi prego, io ci rimango malissimo, sono totalmente fuori fuoco. Bene, io ci rimango malissimo quando poi mi scrivete: non volevo disturbarvi, non volevo disturbarti, eri con Tomas. Non me ne frega niente se voi avete paura di disturbarmi, dovete venire a salutarmi. Oh, non mordo, vi giuro, quindi non vi mangio, tranquille. Ma venitemi a salutare, perché ci conto davvero, mi fa tanto tanto piacere farmi una foto con voi, farmi due chiacchiere. Non potrei essere più contenta, è una delle cose più belle veramente di quello che faccio, potervi incontrare. Quindi insomma, mi raccomando, vado a scegliere questo che è sempre un marrone, anche questo opaco, ma vedete che è molto aranciato come colorazione. Vado a cambiare pennello, vado a prenderne uno piatto e lo applico sulla palpebra mobile e lo sfumo poi sopra verso la piega. Vado a selezionare prima questo colore, che è il primo che abbiamo usato, e lo stendo su tutta la linea delle ciglia inferiori, e poi vado a prelevare questo e lo stendo solo sulla parte esterna. Vado sempre molto vicina all'attaccatura delle ciglia inferiori quando stendo il colore sotto, in modo poi da amalgamare bene il tutto. Oggi non so parlare con la matita che applicheremo, che sarà una matita marrone scuro. Sempre dalla stessa palette vado a prendere questo, che è tipo un nero con qualche glitterino, insomma un colore molto scuro, ma ne prendo proprio una puntina, niente di che, e vado ad applicare il colore soltanto all'esterno del mio occhio, anche un po' lungo la linea delle ciglia inferiori, ma non vado troppo pesante. Vado a sfumare per bene il tutto, specialmente la parte superiore. Poi prendo un pennello angolato, piccolino, tipo questo, vado a prelevare ancora un po', sempre, anzi no, piuttosto che usare un correttore liquido, vado a usarne uno in crema, quindi prendo quello NYX e vado a stenderlo sotto al sopracciglio per dargli un aspetto un po' più definito, poi lo sfumo verso il basso. Riprendo l'illuminante con un pennello abbastanza preciso, vado a stenderlo un po' sotto al sopracciglio.
metto un po' anche all'interno dell'occhio e sul condotto lacrimale. Era un sacco che non dicevo condotto lacrimale. Tra l'altro ho cambiato lampadine alle mie luci, quindi voglio sapere da voi come vi sembra questa illuminazione. Secondo me è molto più naturale rispetto all'altra che era troppo forte. Non ne ho accese due, ne ho accesa solo una, ma fatemi sapere come vi sembrano i colori, come vi sembro io, se vedete qualcosa, eccetera. E poi passiamo ora, allora, matita questa, è di Diego Dalla Palma, è un matitone Kajal, occhi marrone scuro. Con il pennello che ho usato per la linea di ciglia inferiori vado a sfumare leggermente la matita verso l'ombretto, perché non mi piace quella linea vuota che si crea altrimenti, almeno su di me, tra la matita e l'ombretto. Ora non ci resta che applicare il mascara, questo è il Roller Lash di Benefit. Ora naturalmente ci manca l'eyeliner per finire gli occhi, vado a stenderlo ovviamente creando una codina sottile verso l'esterno. Kylie non ha sempre l'eyeliner, a volte sì, a volte no, in questo look mi andava di farlo per rendere il tutto un po' più sexy. Vado ad usare per la prima volta questo NYX, che è molto simile ai rossetti che Kylie usa di solito. Lei ha sempre colori, quasi sempre colori opachi, le sue labbra, lo sappiamo, sono molto voluminose, eccetera. E quindi oggi userò questo, che è un nude. Questo colore su di me sembrerà un po' più scuro, magari se voi avete la pelle un po' più scura come Kylie risulterà un po' più nude. Prima vado a fare, a delineare però le mie labbra con questo, che è teoricamente una matita occhi Makeup Forever, ma lo stesso makeup artist di Makeup Forever mi ha detto di poterlo utilizzare anche sulle labbra. Questo è il look finale, non so ancora se mi convince tantissimo questo rossetto su di me, quindi non lo so, fatemi sapere tutto nei commenti. Di certo non sono abituata a vedermi con questo look, però non mi dispiace, credo. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, chiacchiericcio, spero, appunto, voglio farne tanti altri perché mi diverto a chiacchierare con voi. Quindi vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!